Siamo arrivati alla giornata 11, sia per quanto riguarda la Serie D, sia per quanto riguarda l'eccellenza. Volendo fare un preambolo a questo servizio, possiamo dire che questa giornata potrebbe risultare decisiva, o quantomeno spartiacque, per il campionato delle varie compagini. Ma andiamo nel dettaglio, iniziando come sempre dalla Serie D e parlando delle due squadre di cui ci occupiamo, la Gelbison e il Costa d'Amalfi, nei rispettivi gironi G ed H della quarta serie calcistica nazionale. La formazione di Giampà, la Gelbison, vuole sfruttare la scia positiva delle ultime due vittorie contro Anzio in campionato e Matera in coppa per conquistare punti pesanti anche contro il Real Monterotondo al Tenente Vaudano di Calacciopestum. Gara in programma domenica 10 novembre. I rossoblu-laziali vengono dal netto successo per 4-0 con cui hanno battuto domenica scorsa il Terracina. Tra i suoi giocatori più rappresentativi sicuramente c'è McNeil, che nello scorso turno è stato imprendibile e autore, pensate, di 4 gol. Croce e compagni però devono vincere per non far scappare troppo il gruppetto di testa, comandato dal Guidonia. Sfida invece quasi proibitiva, ma non si può mai sapere, conoscendo le tattiche di Mister Proto nel girone H, dove il Costa d'Amalfi farà visita alla Virtus Francavilla. La squadra di Mister Proto viene da ben 4 pareggi consecutivi, anche se un risultato simile contro la squadra della provincia di Brindisi non sarebbe affatto da disprezzare. Anzi, Provitolo vuole ancora una volta difendere la sua porta senza subire reti, mentre giocatori come Desio e Donnarumma sono pronti a garantire importanti ripartenze. Attenzione al Cappello, tornato con la verve di una volta, prima dell'infortunio, a Bomber Maione, che potrebbe risultare decisivo. E spostiamoci in eccellenza, Cilentana in campo per la giornata numero 11 nel girone B del weekend alle porte. Saranno tutte sfide molto importanti che determineranno la chiusura del primo terzo di stagione. A scendere in campo saranno Agropoli e Calpazzo di sabato. I Delfini affronteranno l'Audax Cervinara al Guariglia. La formazione di Ferullo è reduce dalla sconfitta a Battipaglia, seppur avvenuta nell'ambito di una più che discreta prestazione. Quel che appare evidente è che i Delfini stanno man mano ritrovando certezze in campo, almeno dal punto di vista delle prestazioni. Una vittoria contro i Caudini sarebbe non certo da sottovalutare, anche perché sarebbe ottenuta al cospetto di una rivale per la salvezza diretta. Da valutare anche la situazione degli infortunati. La Calpazzo invece sarà ospite del Vittoria Marra, formazione quest'ultima che è stata la grande sorpresa dell'avvio di stagione. Adesso si trova a centro classifica dopo due pareggi nelle ultime 3 gare, ma sfollerando un ottimo Chiacchio che è l'ex di turno, capacissimi nastri che devono dimenticare gli ultimi due brutti passi falsi e diremmo anche inguardabili contro Baronisse e Montemiletto, dopo un periodo che aveva prefigurato una ripresa. È stata una settimana complicata con la rescissione di Laccio a centrocampo e con la necessità di concentrarsi per muovere una classifica che vede Granata fanalino di coda a meno 5 dal penultimo posto. La Calpazzo rinuncerà, come sapete, anche a Marciano, che ha dato l'addio per problemi fisici, o almeno l'arrivederci. Domenica invece al Carrano sfida contro l'Eraclea della Polisportiva Santa Maria di De Felice. I giallorossi sono reduci da una brutta rimonta subita a Buccino dopo un primo tempo incoraggiante. I giallorossi hanno tutti i mezzi per risalire la china in classifica e possono tenere testa anche ai pugliesi inseriti nel girone B campano, che adesso stanno facendo vedere di che pasta sono fatti dopo un avvio più che balbettante di stagione. Sfida interessante dai molteplici significati.